Dottor Polidoro, oggi i dati sull'indice prezzi al consumo, quali sono i numeri più interessanti? Cioè come anche si può confrontare il comune di Catanzaro con i dati nazionali? Beh, possiamo dire che il comune di Catanzaro presenta un'inflazione non così diversa da quella nazionale. Oggi abbiamo comunicato il dato di febbraio provvisorio che dice che l'inflazione a Catanzaro è più 0,4%, mentre a livello nazionale abbiamo registrato un più 0,5%. Quindi sostanzialmente è una differenza veramente molto contenuta. E direi che anche negli andamenti il comune di Catanzaro non è così lontano da quello che succede a livello nazionale. E cioè vediamo che dietro questo più 0,4% in realtà c'è un rallentamento molto consistente dei prezzi, dell'andamento dei prezzi relativi ai beni, addirittura per i beni parliamo di variazioni negative con riferimento al comune di Catanzaro, mentre invece per i servizi siamo ancora con tassi di inflazione significativi, riferiti al comune di Catanzaro parliamo del più 2,2% e che quindi si sintetizzano in questo più 0,4%. Questo andamento non è così dissimile da quello che rileviamo a livello nazionale. Ecco, qual è l'importanza dello strumento che mensilmente adesso il Comune di Catanzaro diffonderà agli organi di stampa e quindi anche a tutti i cittadini? L'importanza è quella di avere un'informazione tempestiva perché viene dato il dato del mese, viene comunicato il dato del mese nello stesso mese, cioè alla fine del mese, quindi oggi è 28 febbraio, diffondiamo già la stima preliminare dell'inflazione di febbraio, un'informazione tempestiva localmente definita, quindi con una possibilità di valutare, non dico in tempo reale, ma sicuramente in tempi molto ravvicinati, possibili problemi che si possono manifestare su un dato così delicato come quello dell'inflazione, non solo su scala nazionale ma anche su scala locale. Questo è molto importante, credo, anche per le politiche economiche, diciamo, che sono in carico all'amministrazione comunale per poter ragionare sugli effetti e gli impatti che determinate scelte possono avere su una variabile economica così delicata come l'andamento dei prezzi al consumo. Bene.